Allora, innanzitutto grazie mille per aver accettato di concedermi questa intervista e io inizierei subito, entrerei subito in argomento facendo una domanda al Ministro Giovannini e sul primo dei due articoli modificati in Costituzione. E innanzitutto direi che inserire appunto i principi di tutela ambientale e il riferimento alle future generazioni nella Costituzione è, possiamo dire, una scelta lungimirante da parte della politica. In relazione a questo però avrei due domande. Una riferita al passato, quindi si può dire che questo evento secondo lei anticipi oppure segua un cambiamento culturale che sta avvenendo nella nostra società? E invece la domanda riferita al futuro è quali sono i prossimi passi che possiamo aspettarci per introdurre nella società a tutti i livelli i principi di sostenibilità nelle sue diverse forme, quindi in tutti i suoi tre pilastri che sono ovviamente ambientale, economico e sociale. Il cambiamento dell'articolo 9, da un lato, è un evento storico perché fa parte dei principi fondamentali della prima volta che si toccano. E gli interventi per me hanno due componenti. Uno, certamente, è il riferimento alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, che però in qualche modo la Corte Costituzionale aveva già recepito, anche se non con questo tipo di formulazione. E quindi rispetto alla domanda è in qualche modo un modo per consolidare una politica, chiamiamola così, della Corte Costituzionale che riconosceva appunto grande valore comunque all'ambiente, estendendo il concetto di paesaggio. Ma dall'altro c'è invece un'innovazione molto importante che è appunto il riferimento all'interesse delle future generazioni. Non a caso, con questo cambiamento l'Italia si unisce alla quasi totalità dei paesi europei che nella Carta Costituzionale hanno il riferimento all'ambiente, ma solo, se ricordo bene, sette paesi hanno invece il concetto di giustizia intergenerazionale. In questo senso, quindi, è un'innovazione importante ed è un'innovazione che coglie in pieno l'idea che la sostenibilità ha a che fare con la giustizia tra generazioni, come la definizione della Commissione Brundtland del 1987 chiaramente esplicitava. Trasformare tutto questo in politiche, ed è la seconda domanda, richiede molto di più che una enunciazione nella Carta Costituzionale, perché deve calare nella pratica e anche una sorta di check di costituzionalità, come si è fatto fino adesso da parte in particolare del Parlamento, dovrà guardare a questo concetto esteso. Sappiamo d'altra parte che ci sono delle aree culturali del nostro paese che non hanno preso bene questo cambiamento. In particolare qualcuno ritiene che sia stato un grave errore mettere il paesaggio allo stesso livello dell'ambiente e della tutela delle future generazioni e questo ha un'implicazione molto chiara, molto immediata, il tema per esempio dei parchi eolici. Quindi la Corte Costituzionale probabilmente sarà chiamata a trovare un equilibrio tra interessi diversi di tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente attraverso la creazione di strumenti di energia rinnovabile che però hanno un impatto sul paesaggio. Ecco, questo è un po' il futuro che vedo anche a breve termine, visto che il PNRR investe moltissimo in questa direzione. Nell'Utopia Sostenibile, il suo volume del 2018, lei già suggeriva proprio di modificare, cioè di aggiungere insomma, all'interno dell'articolo 9 della Costituzione anche il riferimento allo sviluppo sostenibile. Questo però non è stato recepito nella modifica e quindi io vorrei chiederle, secondo lei, per quale motivo non è stato inserito proprio questo lemma? Forse perché sia la politica sia la società non sono ancora pronte ad accogliere completamente questo nuovo paradigma? No, in realtà è stato ritenuto, a mio parere, in modo non totalmente giustificato, la dizione sviluppo sostenibile come legata a un particolare momento storico,
cioè quello dell'Agenda 2030 dell'ONU, un concetto, come dire, transeunte che può cambiare in futuro. Questa è la motivazione andando a vedere i lavori delle commissioni parlamentari. Ma dobbiamo riconoscere che invece l'altro intervento, quello sull'articolo 41, in cui si riconosce non solo la necessità che l'attività economica non si svolga a discapito della salute e dell'ambiente, e poi si dice che le finalità dell'attività economica possono essere anche di natura ambientale, si riprende proprio la visione olistica dello sviluppo sostenibile. E quindi, anche se non c'è la citazione esplicita, questi altri interventi, che secondo me sono estremamente importanti, di fatto introducono quella tensione che sappiamo esiste all'interno del concetto di sviluppo sostenibile tra dimensione economica, sociale e ambientale. Anche qui vedremo come la legislazione e come poi la Corte Costituzionale dirimerà, le eventuali tensioni. C'è un punto che vorrei sottolineare, è che nelle dichiarazioni di voto della Camera, proprio prima dell'approvazione definitiva, in diversi oratori hanno sottolineato il fatto che questo non deve essere un freno all'attività economica dei privati. In realtà il testo dice chiaramente che bisogna bilanciare interessi diversi e quindi va nella direzione di dire agli operatori economici privati: dovete porvi questi problemi ex ante, non dopo, per correggere le cosiddette esternalità. E questo è esattamente il concetto dello sviluppo sostenibile. Come diceva prima il ministro Giovannini, è la prima volta, no, che nella storia della nostra Repubblica viene modificato uno dei principi fondamentali, quindi rimaniamo un attimo ancora sull'articolo 9. E possiamo dire che sia un momento di passaggio fondamentale per la storia del nostro Stato di diritto. Soprattutto credo sia interessante che sia accaduta una cosa del genere, proprio in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile, del riconoscimento dell'ambiente e delle future generazioni all'interno della Carta Costituzionale. Come ricordava il ministro Giovannini, sono solo poche costituzioni che hanno introdotto questo principio. Io ricordo che 30 anni fa si discuteva sull'inquinamento del Baltico e c'era una posizione della Gran Bretagna che diceva: ma noi non siamo tenuti a tutelare le future generazioni. Quindi c'è stato un salto culturale di grande importanza. Io ricordo anche professori di diritto ambientale che sostenevano la tesi per cui le future generazioni non erano tributarie di un nostro interesse da questo punto di vista. E questo naturalmente ha delle implicazioni dal punto di vista costituzionale immense, perché non c'è problema che non riguardi le future generazioni. Mi viene di pensare alla previdenza, alla sicurezza sociale. Quindi non è soltanto con riferimento alla vivibilità dell'ambiente futuro, ma è un principio che ha una portata espansiva a tutto tondo e quindi diventa proprio un munus del Parlamento, quello di pensare non soltanto al presente, ma di pensare al futuro. E proprio in relazione a questo, vorrei chiederle, sicuramente appunto, la giurisprudenza in Italia aveva già riconosciuto in parte, in diverse occasioni, questi principi, quindi l'importanza della tutela ambientale e ancora una volta della giustizia intergenerazionale. Cosa cambia però ora che questi diritti sono inseriti in Costituzione, sia dal punto di vista teorico, come stava dicendo lei, ma anche nella pratica, nei prossimi anni? La Corte Costituzionale decide sui casi e sulle fattispecie che gli vengono proposte. Posso citare due sentenze mie. Una è questa del 77, la 77 del 2017, riguardava il problema dei rivi tombinati della Liguria. E lo Stato l'aveva impugnata perché dice materia ambientale. Quindi non
la regione, al di là della meritevolezza della legge, non può interferire in questa materia. Bene, in quella situazione è stato stabilito un principio importante che ormai è diventato ius receptum da parte della Corte Costituzionale, cioè che l'integrazione e il rafforzamento della tutela dell'ambiente può essere fatto dalle regioni. Cioè, se una legge regionale è più favorevole dal punto di vista della tutela dell'ambiente rispetto alla normativa statale, anche se invade la competenza ambientale, la legge è opportuna e legittima. Ecco, questo è stato un esempio di ampliamento che la Corte Costituzionale ha fatto in tema ambientale. Un'altra mia sentenza, la 275 del 2016, ha stabilito un principio che anche questo io ritengo sia importante. Ogni giudice cerca di lasciare un sigillo alla propria, così, al proprio mandato. Abbiamo stabilito che la garanzia dei diritti incomprimibili non è questa che deve incidere sul bilancio e non è l'equilibrio di bilancio che condiziona la doverosa erogazione di questi principi. In pratica, anche se una legge a tutela di diritti incomprimibili in qualche maniera turba l'equilibrio di bilancio, però prevale sempre la tutela del diritto incomprimibile sulle esigenze di bilancio. Ecco, anche questo principio stabilito dalla Corte ha una sua portata evolutiva immensa, perché questo principio ben può a questo punto applicarsi anche alla tutela ambientale. Quindi non ci possono essere restrizioni in questo senso. Saranno le amministrazioni competenti a dover fare un bilanciamento diverso del proprio bilancio, delle proprie spese, eccetera, a favore di una tutela ambientale. E proprio riconnettendomi a queste sue ultime parole, professore, documentandomi ho letto diverse critiche a questa modifica della Carta Costituzionale. Tra le varie critiche si è affermato che il bilanciamento appunto tra economia, salute e ambiente, in virtù di questa modificazione in cui l'ambiente appunto assume un valore molto più importante, sarebbe inapplicabile nella pratica, perché appunto in questo caso immagino io si pensa ancora una volta alla dimensione economica del profitto come preponderante. Come si può rispondere a questo tipo di critiche? È davvero così? È davvero inapplicabile nella pratica? E appunto cosa possiamo opporre a queste obiezioni? Beh, il fatto che la salute sia collegata all'ambiente nell'articolo 41 è indubbiamente supera la previsione dell'articolo 32, dove la salute era soltanto vista con riferimento alla tutela individuale della possibilità di accedere alle cure. La salute correlata all'ambiente creerà dei problemi alla Corte, perché non c'è dubbio che il bilanciamento tra l'aspetto economico di alcune produzioni e la tutela dell'ambiente correlata alla salute porterà necessariamente a fare un bilanciamento diverso, più favorevole all'ambiente rispetto a quello che è stato fatto in passato. Quindi la cosa è di straordinaria importanza. Negli anni 50, 60 sono state fatte questi grandi impianti industriali imposti che avevano un valore ambientale grandissimo. E ancora oggi, come sa, ci sono aperte le discussioni sulla tutela del lavoro in determinate situazioni.
Ormai credo che si sia sviluppata una consapevolezza per cui gli investimenti sull'ambiente sono suscettibili di dare grandi ritorni anche sul piano economico. Ministro Giovannini, posso chiedere anche a lei una... Ma la buona notizia è che l'Italia fa parte dell'Unione Europea. E la ragione per cui dico questo è perché con il Next Generation EU e con le altre norme, regolamenti, direttive che l'Unione Europea ha sviluppato nel corso degli anni, l'Italia ha potuto beneficiare di regole che da sola non riusciva a darsi. Gran parte della legislazione ambientale in realtà è di origine europea. Comunitaria o unionale, e anche con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e tutti gli altri fondi 2021-2027, dobbiamo confrontarci con questo principio del do not significant harm, cioè di non danneggiare significativamente l'ambiente. E in nome di questo si possono o non si possono fare certe cose. La buona notizia è che oggi la tecnologia ci consente di ridurre questo trade-off facendo le cose in un modo diverso. Allora, il grande salto che credo questo cambiamento della nostra carta fondamentale ci obbliga a fare è di tornare un po' alle origini di un capitalismo che guardava agli stakeholder e non agli azionisti, agli shareholder, come invece il capitalismo negli ultimi 40 anni ha fatto. In questo senso, valutare l'impatto ambientale, sociale, accanto a quello economico, è non solo giusto in assoluto, ma è urgente, perché mentre su altri fronti noi non abbiamo chiare quali sono i limiti oltre i quali il sistema esplode, da un punto di vista ambientale, grazie alla ricerca, ci stiamo rendendo conto che siamo molto vicini ai punti di non ritorno, anzi in alcuni casi li abbiamo superati. Questo ci obbliga a pensare bene, in modo diverso, a tutte le nuove decisioni che dobbiamo prendere, per esempio sulle infrastrutture. I nuovi piani di fattibilità tecnico-economica hanno una relazione sulla sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, prima di prendere la decisione. Ecco, questo è il cambiamento che ci impone ora, questo cambiamento della nostra Costituzione, con un'attenzione, come diceva appunto il giudice prima, all'interesse delle nuove generazioni, delle future generazioni, quindi non solo dei giovani di oggi, ma quelli che verranno successivamente, che indubbiamente oggi soffrono del non aver considerato questo elemento a causa di uno sviluppo economico chiaramente insostenibile. Parlavamo prima di lungimiranza, no? E probabilmente, correggetemi se sbaglio, uno dei presupposti teorici di questa modifica costituzionale sia quello di appunto tornare a un altro tipo di capitalismo rispetto a quello attuale, che potrebbe essere un tipo di economia che antepone al profitto economico fino a se stesso il benessere collettivo. E l'inserimento delle future generazioni e dei non umani è interessante perché estende appunto il concetto di benessere sia in senso verticale, quindi temporale, sia in senso orizzontale, quindi estendendo oltre la cerchia, diciamo, di noi umani. Ed è interessante, vorrei chiedere innanzitutto al Ministro Giovannini, primo, qual è lo stato dell'arte in Italia? Lei nell'Utopia Sostenibile parlava del fatto che l'Italia non è ancora sul sentiero giusto. E poi anche quali sono gli strumenti, c'è tutto il movimento oltre il PIL, anche in Italia abbiamo degli altri strumenti statistici, in Bhutan utilizzano la felicità interna lorda. Quindi. Proprio grazie al cambiamento di orientamento politico che in questa legislatura europea è avvenuta a livello dell'Unione, l'attenzione a queste tematiche, ma anche il sostegno per politiche in queste tematiche, è diventato molto più forte rispetto al passato. Io ricordo spesso che quando nel 2016, da consulente del gabinetto del presidente Juncker,
organizzai proprio un evento su sviluppo sostenibile e resilienza, mi fu detto dal capo di gabinetto che dovevo smetterla di parlare di questi argomenti perché questi temi non sarebbero mai stati assunti dalla Commissione europea come dei driver delle politiche. E purtroppo la realtà ha mostrato come invece quei concetti non solo erano fondamentali anche per rispondere agli shock che stiamo vivendo, ma come noi non volessimo all'epoca tornare indietro su un sentiero di non sostenibilità di fronte a uno shock. E quindi questo concetto anche di resilienza trasformativa è entrato un po' poi nelle politiche europee e nazionali. Questo per dire che la strada per il cambiamento culturale delle politiche è ancora molto lunga, ma ci sono dei segnali estremamente importanti, e ne cito soltanto uno per il nostro paese, la direttiva del Presidente del Consiglio Draghi al CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che adesso si chiama anche E per lo Sviluppo Sostenibile, che impone alle amministrazioni che sottopongono progetti al CIPES una valutazione ex ante rispetto ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Era una delle proposte che appunto erano indicate in quel libro del 2018. Ora si tratta di mettere in pratica questa direttiva. Noi come Ministero per un anno abbiamo lavorato su questi temi, dimostrando che è fattibile, è possibile, in alcuni casi con impatti quantitativi, grazie anche alla disponibilità delle statistiche prodotte dall'Istat e da altri, in altri casi almeno a livello qualitativo. Ma questo vuol dire che ci poniamo problemi diversi, sperando di trovare soluzioni diverse, rispetto a quanto si faceva soltanto pochi anni fa. E c'è ancora forse un divario tra istituzioni e, per esempio, tra accademia, quindi tra chi studia questi argomenti da molto tempo e chi sta cercando di applicarli, e invece la società civile, che in alcuni casi ancora un po' fatica a interiorizzare questi nuovi principi. Quindi volevo chiedere appunto a entrambi quale ruolo secondo voi possono avere in questo senso l'informazione, la comunicazione e soprattutto l'istruzione, l'educazione scolastica. Ma non c'è dubbio che trattandosi di processi culturali l'istituzione scolastica è in prima linea da questo punto di vista. E poi certo che questi concetti si vanno ipostatizzando nella società e tutte le volte che diventano principi generali questi diventano appunto giuridificati e come tale poi riescono a permeare diciamo, nuove sentenze, nu nuove aspettative e in linea di principio anche nuovi diritti. Ma sul piano dell'educazione vorrei ricordare che una legge approvata non molti anni fa prevede la reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole e dunque anche i libri ormai parlano apertamente dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e dovranno essere rivisti ancora per citare questo cambiamento costituzionale. E la stessa cosa sta avvenendo nelle università con la rete delle università per lo sviluppo sostenibile per insegnare questi temi ai professionisti di domani, ai politici di domani, agli amministratori di domani ed è impressionante la quantità di corsi che ormai introducono il tema della sostenibilità nelle diverse discipline. Credo che però il cambiamento possa essere accelerato dalle sentenze della Corte Costituzionale e quindi mi auspico che il prima possibile ci siano dei casi concreti di conflitti tra opinioni legittime in cui la Corte avrà modo di prendere delle decisioni e avere delle sentenze che rafforzeranno proprio la nostra capacità di capire come in modo ottimale bilanciare queste diverse esigenze, perché lo ricordiamo, la Corte Costituzionale nella sua storia ha fatto la storia del paese non solo giuridica ma anche culturale. Va detto che
il progresso del diritto cammina sulle gambe degli avvocati, quindi sarà anche dovuto alla fantasia di chi promuove le questioni poter arrivare a dei futuri traguardi.